Ciao a tutti amici di CDK, qui la vostra Askel che vi parla, e vi do il benvenuto nel video del 13 maggio dedicato ai giochi in uscita, ai giochi gratis e ai giochi scontati che CDK ha da proporre oggi per noi. Se invece volete conoscermi meglio potete seguirmi sul mio canale principale di Twitch per i miei streaming, oppure sul mio social di Instagram per i miei aggiornamenti, i link saranno tutti quanti scritti in descrizione. E nel mentre noi possiamo iniziare con la presentazione dei giochi di oggi. Primissimo gioco gratis che presentiamo per chi ha l'abbonamento da Amazon Prime, quindi anche Twitch Prime, è The Blind Prophet, che sembra essere un gioco comunque punta e clicca, molto particolare, investigativo e anche un pochino spooky ed horror. Sembra essere molto interessante, quindi consigliatissimo di scaricarlo e di provarlo. E invece, sempre con Twitch Prime, abbiamo anche Beholder, che è un gioco di cui avevo già sentito parlare in passato e sembra essere molto bellino, perché anche qui diciamo che è un punto e clicca, però è anche gestionale e quindi molto particolare. Quindi anche qui consigliato ovviamente di scaricarlo e di giocarlo, e fatemi sapere nel caso se vi è piaciuto. Invece l'altro gioco, questa volta però su Epic Games gratis, è The Lion Song, che potete riscattare per i prossimi giorni, ma mi raccomando è a tempo determinato, quindi mi raccomando ricordi di riscattarlo in tempo, perché sembra essere un gioco molto particolare, con una storia molto particolare in cui bisogna prendere delle scelte importanti, quindi mi raccomando. Invece, altro gioco su Steam free to play è Unfortunate Spaceman, che è un gioco che io non conoscevo, ma sembra essere un gioco FPS, anche forse un pochino spaziale e particolare, comunque interessante da giocare, quindi mi raccomando, è free to play, quindi scaricatelo, provatelo e giocatelo, e fatemi sapere anche qui se vi è piaciuto. Invece per i giochi in uscita, finalmente domani uscirà Mass Effect Legendary Edition. Questo vuol dire che tutti e tre i capitoli di Mass Effect saranno rimasterizzati e migliorati in generale. Assolutamente, se non avete mai giocato Mass Effect dovete farlo ora, perché davvero merita un sacco, una delle mie serie preferite in assoluto, e davvero merita. Invece altro gioco particolare che uscirà il 18 maggio è Days Gone, che praticamente è già uscito tanti anni fa, ma era un'esclusiva console, ma adesso finalmente uscirà su Steam e su Epic, quindi se avete un computer potete scaricarlo, anche perché sul nostro sito già adesso è scontatissimo, quindi assolutamente non potete perderlo. Invece altro gioco che uscirà il 19 maggio è Elite Dangerous Odyssey, che è il gioco di cui stiamo parlando in questi giorni, ed è un gioco FPS di combattimento, anche qui a tema spaziale, in prima persona, molto particolare, e ripeto, è scontatissimo sul nostro sito, quindi assolutamente non potete perderlo. Invece altro gioco che uscirà il 25 maggio, e personalmente ne avevo già sentito parlare in passato perché un po' di miei amici l'avevano giocato, è Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD, quindi è il gioco migliorato, e assolutamente siete curiosi anche voi di provare questo gioco RPG fantasy a turni, consigliatissimo di comprarlo sul nostro sito perché è già scontato. Invece per i giochi super scontati a 22 centesimi, cioè è completamente regalato, abbiamo Bladestorm Nightmare, che sembra essere un gioco di genere muso, comunque di tipo storico, molto particolare, quindi se siete interessati a un gioco del genere assolutamente non potete perderlo, perché costa solo 22 centesimi. Invece altro gioco molto particolare a poco meno di 6 euro è Total War Attila, che è un gioco di simulazione e di management, di strategia a tema di guerra storica, anche qui molto interessante soprattutto per il prezzo, perché già adesso è veramente super scontato, un prezzo del genere è stracciatissimo, quindi se vi piacciono giochi del genere consigliatissimo. Invece altro gioco molto simile a quelli precedenti è Victoria Collection, anche qui gioco di simulazione e di strategia a tema storico consigliato, poco meno di 8 euro, anche qui è un prezzo davvero stracciato e regalato, e assolutamente non potete perderlo perché davvero merita un sacco. Invece l'ultimo gioco, ma non meno importante, Warlock Master of the Arcane, poco meno di 8 euro, gioco consigliato anche qui se vi piacciono giochi comunque di strategia, fantasy e RPG, davvero consigliato perché sembra essere un gioco interessante da provare, quindi mi raccomando compratelo dal nostro sito. Noi invece con quest'ultimo gioco concludiamo il video di presentazione del 13 maggio, vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima presentazione di giochi, a presto, ciao ciao!